Buona domenica a tutte voi e a tutte voi in ascolto e in visione di questo appuntamento con cieli nuovi e terra nuova. Il tempo di Quaresima si è compiuto e la Chiesa, nella sua pedagogia dell'anno liturgico, ci fa già introdurre in questa prima domenica che ci porterà direttamente al grande mistero della Pasqua di Risurrezione, la Domenica delle Palme oggi. E queste prossime tre domeniche, ad esclusione della Pasqua, sarà in nostra compagnia un volto nuovo, lo voglio definire così, perché non tutti forse lo conoscono, essendo un sacerdote che mi piace definire ancora novello, ma ce lo dirà lui per certi aspetti. È Don Marcello Imparato, oggi coadiutore nella parrocchia di Santa Maria delle Grazie Abbazia di Rieti. Ottobre scorso la sua ordinazione. Io lo ringrazio a nome di Rieti Life TV perché ha accolto il nostro invito e condividerà insieme con tutte voi e tutti voi queste prossime tre domeniche. Dicevo della Domenica di Pasqua perché nella Domenica di Pasqua, come già accaduto per la solennità di Natale, sarà il nostro Vescovo, Domenico Pompili, a rivolgere il pensiero a tutte voi e a tutti voi. Domenica delle Palme. Credo che tutti voi sappiate che il Vangelo della Domenica delle Palme è la Passione, quest'anno secondo il Vangelo di Luca, che ci sta accompagnando in questo anno liturgico. Però vorrei prima che Don Marcello, possa dirci intanto di dove è, da dove proviene, perché non è un reatino puro sangue. Noi come Chiesa lo abbiamo accolto con gioia e con gioia pari abbiamo soprattutto salutato e condiviso la sua prima ordinazione diaconale e poi ottobre, mi sembra di ricordare, la sua ordinazione sacerdotale. E permettetemi di dire che una vocazione sacerdotale è sempre una grazia di Dio che con lo Spirito Santo muove veramente i fili di questa Chiesa. Don Marcello, grazie di essere venuto, nostro ospite. Don Marcello Imparato, come lo si può presentare ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici? Bene, innanzitutto un saluto e un ringraziamento, caro Fabrizio, a te, all'emittente Rieti Life, a tutti i nostri teleascoltatori. Un saluto affettuoso, chiaramente io non sono un reatino, quindi sì. Come presentarmi? Come un appassionato, un cercatore di Dio che è giunto a questo momento grazie a un'esperienza profonda della sua misericordia, quindi, che mi ha aperto poi una nuova prospettiva e un mondo nuovo. Io sono originario di un comune che è Carinola, che non dista tantissimo dai confini sud del Lazio, sorge nei pressi del Garigliano, che è il confine naturale fra la Campania e il Lazio, quindi sono formiano infatti, quindi laziale di nascita, e sono giunto a Rieti per lavoro, perché sono un farmacista. Sono un farmacista, ecco. E dopo lunghe esperienze lavorative giungo nella Valle del Salto, nel Cicolano, dove acquisto nel 2005 una farmacia a Petrella Salto. E per 10 anni sì. Esercito la mia professione. Insomma, arrivo chiaramente da un mondo diverso, da una regione diversa, e vivo in questa realtà che è una bella realtà, dura, di confine, la definirei così, ma una realtà viva dove ancora c'è tanta umanità e c'è tanta ancora gente buona. E poi lì la vocazione, quindi la presa di coscienza e quindi
tutto l'iter, no? Che segue la vocazione, che mi ha portato poi nel 2021 a ricevere l'ordine della presbiterato. Sono in appoggio alla parrocchia di Vazia. Sì, di Vazia, con Don Zdenek che salutiamo, il parroco Jean-Louis Suenche, che è il vicario parrocchiale, e Don Marcello che in gergo sportivo si sta facendo le ossa per una parrocchia che noi auspichiamo possa essergli data quanto prima, perché un farmacista, tra le cose che ha dentro di sé come DNA, ha anche quello di saper bilanciare, nel momento galenico della formazione dei medicinali, anche i diversi ingredienti. E chi meglio di un sacerdote può bilanciare e saper spargere nel suo ministero gli ingredienti di pace, di gioia, di misericordia, che la quotidiana azione dello Spirito Santo attraverso la parola di Dio fa. E in questa Domenica delle Palme, perché siamo nella Domenica delle Palme, noi vogliamo soffermarci sul Vangelo di Luca che viene letto nel momento in cui si benediranno le palme. Voglio subito dire a tutti che quest'anno non sarà possibile scambiarci le palme prendendoli dagli ammassi che di norma vengono precostituiti agli ingressi delle chiese. Ognuno dovrà portare il proprio ramo d'ulivo, perché le norme anti-Covid ancora impongono prudenza, sebbene si sia già aperti a processioni e momenti comunitari un po' più alleggeriti rispetto alle norme recenti di divieto di assembramenti. Quindi benedizione delle palme e poi la proclamazione di questo Vangelo di Luca, che è famoso per essere l'ingresso di Gesù trionfante a Gerusalemme. In quel tempo Gesù camminava davanti a tutti salendo verso Gerusalemme. Quando fu vicino a Betfage e a Betania, presso il monte detto degli Ulivi, inviò due discepoli dicendo: andate nel villaggio di fronte, entrando troverete un puledro legato sul quale non è mai salito nessuno. Slegatelo e conducetelo qui. E se qualcuno vi domanda perché lo slegate, risponderete così: il Signore ne ha bisogno. Gli inviati andarono e trovarono come aveva loro detto. Mentre slegavano il puledro, i proprietari dissero loro: perché slegate il puledro? Essi risposero: il Signore ne ha bisogno. Lo condussero allora da Gesù e, gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero salire Gesù. Mentre egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada. Era ormai vicino alla discesa del Monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo: benedetto colui che viene, il Re, nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli. Alcuni farisei tra la folla gli dissero: Maestro, rimprovera i tuoi discepoli. Ma egli rispose: io vi dico che se questi taceranno, grideranno le pietre. La Domenica delle Palme fa da introduzione, direi anche non solo liturgica, alla settimana che andremo a vivere, a Dio piacendo, attraverso il Triduo Pasquale. Sono momenti intensi, potremmo dire in una sceneggiatura particolare c'è questa accoglienza del popolo, questo tripudio di fronte a quel Gesù che per tutti questi giorni, io credo che lo possiamo ricordare, nei giorni antecedenti la Domenica delle Palme, questo dibattito forte tra gli scribi e i farisei, i sacerdoti, e Gesù, con l'accusa di essersi fatto arbitrariamente figlio di Dio, e invece Gesù a manifestarsi come misericordia visibile di Dio. Ecco, un aspetto particolare, ma anche fondamentale, della Domenica delle Palme. Come possiamo inquadrare questa Domenica
nell'economia di un percorso che ci porterà al Triduo e alla Pasqua. Beh, ci aiutano le letture non c'è dubbio. In questo, perché anche a livello liturgico noi partiamo dalla prima lettura che è quella di Isaia, passando per Filippesi, arrivare poi, come tu dicevi, e bene dicevi, arriviamo a quello che è la Passio, la lettura della Passione del nostro Signore Gesù Cristo. È un rapporto, ci presenta un rapporto molto stretto fra l'uomo che è il discepolo e la parola. Questo rapporto molto stretto che si evince in Isaia, per cui il Signore apre l'orecchio a colui che ascolta, si mette in comunicazione con lui. Questo ascolto della parola diventa poi, in qualche modo, una parola che si incarna, ed ecco quindi arriviamo al grande inno liturgico dei Filippesi, che si incarna e porta quindi a, nella realtà, quello che l'amore, la misericordia di Dio e la passione, la possiamo leggere proprio come questo atto di vicinanza estrema di Dio ai miseri. L'amore che ci presenta Luca è un amore che non è un amore umano. Anche nel nostro vocabolario noi abbiamo una carenza, no, di un termine, poterlo chiamare, usiamo la parola misericordia, ma la prendiamo in prestito dal mondo ebraico e dalla lingua semitica, in modo particolare, dove il cuore di Dio è vicino al cuore dell'uomo. Misericordia, cioè il cuore di Dio vicino ai miseri, dove i miseri però non sono i poveri intesi come oggi noi li intendiamo, cioè persone che hanno difficoltà alla sussistenza, alla quotidianità. No, i miseri sono i cattivi intesi nell'accezione latina, cioè i peccatori sono coloro. Domenica scorsa abbiamo detto che c'era l'incontro tra la misericordia e la misera, cioè tra Gesù e l'adultera, che secondo la legge doveva essere lapidata. Certo. E la provocazione di scribi e farisei è proprio quella, di mettere alla prova ancora una volta Gesù. Ma c'è questo grande, direi, momento di purificazione nei confronti della donna stessa. Certo. Misericordia et misera. Certo. È un po' il filo logico di tutta questa Quaresima che ci ha portato alla Domenica delle Palme. Tu citi Sant'Agostino. Sant'Agostino. Dicendo misera et misericordia. Esatto. E anche Papa Francesco. E anche Papa nella Francesco, sua lettera apostolica. Che l'ha ripreso. Sì. Ma dicevo, proprio per questo, perché si rende manifesto il giudizio di Dio che ha nei confronti di questi cattivi. Dicevo nell'accezione latina perché? Perché anche oggi noi usiamo animali in cattività. In cattività. Che significa in cattività? Cioè ingabbiati. Sì. Purtroppo quando l'uomo viene ingabbiato e si lascia ingabbiare da sovrastrutture, che possono essere ideologiche, economiche, che possono essere di qualsiasi origine e natura, perde la propria umanità, cioè una disumanizzazione. E Gesù è Dio. Si fa vicino a queste persone cattive, non giudicandole, ma accogliendole, dandole una parola di conforto, perché sa che quella umanità, ben quanto sia nascosta, è comunque presente in tutti gli uomini, anche quelli che noi possiamo chiamare i peggiori, quelli da evitare. E questo è il grande amore che Dio presenta nella Settimana Santa e che ha presentato nel Vangelo di domenica scorsa, ma l'abbiamo visto anche col figliol prodigo. Come no? Esattamente, la trasfigurazione, il momento della trasfigurazione, quindi questa dimensione sempre a cui Gesù e il Signore stesso ci porta, cioè quello di una non fine effimera e limitata al tempo che noi stiamo vivendo, ma in una grande prospettiva di salvezza. Esattamente. E tutto questo traspare dalla Domenica delle Palme, assolutamente, Marcello. Assolutamente, perché nella passione Gesù si sceglie come amici i malfattori. Vero. Si sceglie come capo della sua chiesa. Ascolteremo il ladrone. Il ladrone buono, voi sapete questa suddivisione. Non esiste un ladrone buono e un ladrone cattivo. Certo. Probabilmente parliamo di un uomo disperato che aveva sentito dire che Gesù aveva operato mille miracoli e quindi riteneva che anche su quel momento, direi ultimo, si potesse fare quel miracolo, e lo insulta. Dall'altra parte invece
chi aveva già saltato il fosso, umanamente parlando, e aveva L'accoglienza. capito qual era la realtà dell'essenza della missione di Gesù. L'accoglienza di Dio, che Esatto. Dio accoglie sempre, questo è quello che accoglie sempre fino alla fine, chiunque, anche le persone che noi consideriamo non degne di misericordia, no? Perché noi siamo la giustizia umana, Sì. giustamente, siamo uomini. Quindi, no? L'occhio per occhio, bene per dente, e questo è il principio della giustizia che ancora vige. Dio non usa questo principio perché guarda sempre oltre. Quindi in questa passione, in questo racconto lucano, proprio il cuore, la lettura principale è questo, cioè Gesù guarda oltre, perché il Padre guarda oltre, vedendo che la morte non è mai l'ultimo gradino è Esatto. il fine della storia, ma è uno step da superare, e superandolo con l'unica medicina che è capace di vincere la morte, che è l'amore, un amore disinteressato, un amore forte, un amore passionale, un amore tenero, un amore tenero, Materno, è potremmo anche materno. dire. È paterno, sì, indubbiamente. Questo è il motivo che poi vedremo molto più nei dettagli, sia il giovedì santo, sia il venerdì Esatto. santo, chiaramente, e poi la grande veglia Il grande pasquale. splendore della lezione della veglia di Pasqua, con i suoi Esattamente. segni, la parola, la luce, l'acqua Il e fuoco, il fuoco l'incenso, che rompe le tenebre, e c'è rompere questo grande canto dell'Exultet. le tenebre. Assolutamente. La gioia che nasce da questa consapevolezza che l'uomo acquisisce di essere un uomo amato, non per i propri Esatto. meriti, non per le proprie capacità, ma perché il Padre è estremamente misericordioso. Vorrei fare un discorso molto terra terra, passami il termine. Il Vangelo ci mette di fronte, allora abbiamo sentito questa grande accoglienza che il popolo fa, lo stesso popolo si ritroverà 4 giorni dopo, 5 giorni dopo, sotto al pretorio di Pilato, e Pilato nella sua, non so se definirla infingardaggine o comunque nella sua situazione da politicante, più che altro per voler salvare un po' tutta la situazione che gli era stata messa di fronte, rimette al popolo il giudizio e il popolo ha di fronte Barabba e Gesù. E voi sapete che il racconto stesso di Luca ce lo dirà, qual è la scelta che fa. Ecco, umanamente parlando, sembra la scelta che spesso facciamo ogni giorno. In una comodità che significa Barabba, tanto non mi comprometto, e invece la scelta di essere dalla parte di Gesù. Chiunque dà la verità ascolta la mia voce, dirà rispondendo a Pilato. E Pilato che non capisce il concetto di verità e rimane nel vago, ed ecco perché alla fine consegna Gesù al proprio destino e quindi in mano agli aguzzini. Ecco, questa ambivalenza umana che non è mai venuta meno e che troviamo proprio impressa nel processo di fronte a Pilato. E per comprendere bisogna fare un passo indietro e riandare alla prima lettura, quello Esatto. che è noto come il terzo canto del Del servo di servo di Yahweh, Yahweh di Isaia. di Isaia, proprio che ci mostra questo giusto perseguitato, ma qual è la causa? È proprio questo rapporto intimo con la parola di Dio, perché quando si diventa discepoli, e il termine ebraico è limud, Esatto. In questo caso allora si fa una scelta profonda, cioè il vivere intensamente quella parola porta sofferenza. E i due purtroppo che è ineliminabile, cioè il seguire Cristo è una scelta che coinvolge tutta la persona, è un dire sì a Dio che significa dire no al resto. Pilato non ha saputo fare questa No, scelta, non l'ha fatta, ha fatto una scelta di convenienza di politica. convenienza. Gesù ha fatto una scelta da discepolo, cioè l'obbedienza al Padre che in sé ha e porta la sofferenza. Quindi non è una sofferenza gratuita, ma una sofferenza dovuta proprio a questo, cioè all'amore. E spesso l'amore, tante volte l'amore porta la sofferenza con sé perché non è capito. Perché non ho conosciuto, ma penso a qualsiasi madre con un figlio, Quante quando volte Gesù quante ha volte. ripetuto
la mamma nelle doglie del parto ha un dolore fisico tremendo, ma poi Certo. E l'amore. c'è la gioia e c'è l'amore che viene toccato con mano. Allora ti chiedo un'altra cosa a conclusione di questa nostra discussione. Io non credo, da laico, che la liturgia delle palme sia una liturgia di disperazione. Nulla voglio definire così, perché se fosse definita una liturgia della disperazione, non ci sarebbe più né il passaggio del Giovedì Santo, e nemmeno la grande realtà della risurrezione. Se non è disperazione, è gioia. Certo, Certo. sappiamo quello che è accaduto, perché poi Gesù fisicamente ha sofferto queste cose. Lo dobbiamo dire realmente. Tu sei un uomo di scienza e Certo. sai che significa, dal punto di vista fisico, quello che ha sofferto Gesù. Prima davanti a Caifa e quello che ne è conseguito successivamente, poi di fronte a Pilato. Però Paolo ci direbbe che le sofferenze del momento presente Sono non sono paragonabili paragonabili alla gioia futura, alla gioia ma futura. infatti tu hai colto bene questo aspetto perché non è un aspetto di disperazione, ma è la Chiesa La prova. conforta i suoi Sì. fedeli, cioè indica la strada che porta alla resurrezione, che inevitabilmente passa e deve passare tramite, come dicevo prima, la passione. Non c'è nessuna resurrezione che avviene se non c'è prima la morte. E questo è il concetto, quindi morire al peccato. E questa è la strada, morire a una logica umana che è una logica di potere e di prepotenza E lo vediamo quello che accade in questi in giorni, con continuazione. questa scellerata guerra che sta mettendo a repentaglio anche i destini per certi aspetti della nostra esistenza. Quindi un messaggio di speranza, forte, grande, Assolutamente sì. che ci viene soprattutto abbeverandoci alla parola. Ecco, ha fatto bene Don Marcello a rimanere sulla parola, Sulla perché è la parola. parola che è l'alimento vero, reale, che ci può intanto rafforzare il battesimo e le scelte fatte, non scelte inconsapevoli, perché è proprio la quotidianità e l'adesione a questa parola che ci rende consapevoli che Certo. c'è stato e c'è un Dio che vuole salvare tutti come popolo in cammino. Grazie, Don Marcello, per Prego. questa riflessione e insieme con te vorrei fare anche ai nostri ascoltatori e ascoltatrici l'augurio di questo trituo pasquale che ci porterà alla grande veglia e soprattutto di Pasqua. Ecco, una parola per la Pasqua. Ecco. Che sia una Pasqua di risurrezione, Vero. perché possiamo incontrare noi stessi nella nostra autenticità, perché la fede di Dio porta a scoprire l'amore profondo che è dentro ognuno di noi, che è la nostra umanità. Essere pienamente umani è la divinità e la santificazione di ogni uomo. L'uomo santo è colui che si scopre pienamente uomo in tutti i suoi aspetti. E questo è un augurio che io rivolgo a te, a Fabrizio, ma a tutti Grazie. quanti, che possiamo sempre più guardare alla nostra umanità e vivere secondo la nostra umanità. E allora scopriremo un bel mondo di risurrezione nei nostri cuori e nella Ma nostra società. soprattutto, e concludo, potremmo davvero gustare dentro di noi, nella nostra famiglia, nelle nostre frequentazioni, nei nostri ambienti, perché nulla è escluso dalla grazia di Dio. L'espressione di Gesù, oggi sarai con me in In paradiso. paradiso. Contempliamo la croce non come sconfitta, ma la croce gloriosa, che è un trono di liberazione per tutti noi. Grazie a tutti voi, buona settimana santa, buon triduo pasquale e soprattutto buona Pasqua di risurrezione a tutte e a tutti.